Ciao ragazzi, come avete potuto notare dalla solita ambientazione, sono nel mio ufficio al lavoro, quindi anche la musica in sottofondo si sente, non la sto mettendo io, è di là che stanno ballando, quindi. Allora, parliamo dell'Under 23 che prende una sonora batosta a Pontedera, campo neutro contro la Carrarese. Carrarese, pensate, non è neanche lo stadio a norma, ha dovuto giocare a Pontedera, eppure ci rifila un sonoro 4-0. E Juve ultimissima, una Juve che, allora, io lo dico, prima dell'inizio dell'anno io ho detto, questa Juve deve salvarsi, questa Juve non possiamo pensare che possa andare a vincere il campionato di Serie C perché non lo può fare, deve puntare alla salvezza per l'organico che ha. Detto questo, da aggiungere il fatto che ho anche detto, e comunque questa squadra, secondo me, poi pagherà anche all'inizio anno l'esperienza di un campionato diverso e difficile come la Serie C rispetto ai vari campionati giovanili che ci sono tra primavera, eccetera, eccetera, eccetera. Però io quello che ho visto stasera, francamente, imbarazzante, imbarazzante. Imbarazzante perché ho visto una squadra giustamente spaesata. Allora, io credo che voi ormai... Devo fare un login intanto, scusate. Ok, voi ormai credo che mi conosciate, insomma, avete capito. Io difendo Spadatratta Allegri da qualsiasi tipo di critica perché a me come allenatore piace e sono convinto che quando la squadra perde difficilmente sia la colpa dell'allenatore. Stessa cosa, io l'anno scorso, andatevi a vedere tutte le partite della primavera, non ho mai criticato Dal Canto, anzi spesso ho fatto video a favore di Dal Canto, proprio perché... Secondo me la primavera era scarsa, non era colpa sua. Cioè, è una questione proprio di difficoltà sua, proprio della squadra, non dell'allenatore. Così come ho difeso spesso Rita Guarino, a volte l'ho anche attaccata per modo di dire, ma qualche scelta non l'ho condivisa. Comunque, insomma, sono sempre stato... Però, ragazzi, cioè, oggettivamente, vedere questa cosa qua... Questa squadra qua giocare in questa maniera, come fai a non criticare un allenatore che io la cosa proprio lì, proprio io non capisco quello. Poi a me possono dirmi quello che vogliono, ma io credo che se voi andate sulla Luna e chiedete come si gioca in difesa oggi, tutti dicono che quando trovi una squadra che gioca con tre attaccanti, si gioca con la difesa a 4, perché con tre attaccanti centrali, se con tre attaccanti con contro tre difensori centrali, i tre difensori centrali prendono acqua da tutta la parte. E così è successo, ragazzi. Allora, indiscutibilmente la Carrarese ha più qualità, perché comunque loro hanno Tavano e Maccarone. Insomma, due giocatori che, secondo me, vedendo alcuni giocatori di Serie A, ancora ci fa farebbero ben... fanno, cioè, come posso dire, farebbero ancora bella figura in Serie A e in Serie B, eh. Cioè, vedendo quello che sta girando. Però io dico, cavolo, ma adesso io non voglio dire. Però, perché poi veramente... Però ragazzi, non puoi, con tre attaccanti... La Carrarese giocava con Tavano, Maccarone e Piscopo. E se tu metti tre centrali, e questi da lateralmente entravano come il burro. Ragazzi, è finita 4-0, ma chi non l'ha vista, ve lo dico da Juventino, ragazzi... È stato un miracolo che sia finita 4-0. Maccarone ha sbagliato un gol, ha mandato un gol sul palo che va anche scartato del Favero e l'ha tirata sul palo. Cioè, questa è una partita che poteva finire 7-8-0 a nessuno e dovevamo stare zitti, non c'era niente da fare. Cioè, io capisco la crescita di questi ragazzi, ma quello che ho visto stasera è stato uno spettacolo nauseante e imbarazzante. Ma degli errori di formazione. Non tanto gli uomini che ha messo dentro, ma come è stata messa la squadra che veramente, veramente da... Cioè, ma ragazzi, ma chi l'abbiamo affidata? Ecco, io sono uno di quelli che le colpe agli allenatori ne do pochissime, ma in questo caso qua io mi auguro veramente che la Juve, se vuole salvarsi, perché altrimenti faremo fatica a salvarci, io ve lo dico, io quello che ho visto stasera è stato troppo, troppo, troppo male, 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 male. Adesso io dico... Attenzione, perché se la Juve non cambia guida tecnica, questa Juve non so se si salva. Non so se si salva in Lega Pro. Mi dispiace, in Serie C. La sto vedendo troppo, troppo male.
troppo, troppo male. È veramente una cosa incredibile. Poi ripeto, gli errori, come metti in campo la squadra, fanno la differenza. Fanno la differenza. Tu non puoi mettere contro tre attaccanti, uno di punta che era Maccarone e due seconde punte, Piscopo e Tavano, tre centrali. Non puoi. La Carrarese ogni volta che la palla arrivava a Tavano o a Maccarone o a Piscopo, faceva quello che voleva. Faceva quello che voleva. Cioè, Tavano ha messo quattro volte la palla in mezzo e quattro volte sono andati al tiro con una semplicità mostruosa. Ripeto, cioè, io sono d'accordo per la squadra B, è stata una bella cosa. Secondo me ha potenzialità di crescere il progetto, ma intanto cambiamo guida tecnica perché con questo modo di lavorare qua, no, noi la Serie C non la vediamo più. Ricordatevi poi che non si retrocede, si puoi puntare alla promozione. Ma non puoi retrocedere. Se tu retrocedi, devi sperare che ti ripeschino. Se no hai chiuso, la squadra B l'hai già chiusa. E quindi secondo me sarebbe un peccato. Un peccato perché qua oggi, mi dispiace dirlo perché io sono sempre a favore degli allenatori, ma l'allenatore è il principale responsabile. Non ne ha azzeccata una. Non ne ha azzeccata una. Quindi, sapete, per chi non mi segue, io vi invito a vedere tutti i video. E vedrete che io sono uno che gli allenatori li difende sempre, li difendo sempre il lavoro degli allenatori, quelli della Juve. Magari critico a volte, ogni tanto anche troppo a volte, gli allenatori avversari, ma perché mi fanno una testa tanta. È buono. Quindi chiudo qua il video e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!